Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora sì, esisto ancora, sono, sono stata assente dal canale per un bel po', diciamo più o meno 3-4 mesi, e ho tenuto con un video tristissimo, cioè vi ho lasciato con uno dei video più tristi che io abbia mai girato. E mh, premetto una cosa, prima di tutto, questo video non sarà un video dedicato alle letture. Cercherò di essere un po' più costante sul canale, nonostante gli impegni universitari. e Cercherò diciamo di rimettermi in carreggiata e riprendere un attimo il canale. E anche perché, appunto, mi piace parlare di libri. Non mi piacesse, non terrei il canale attivo, appunto. E, allora, quindi, ci tengo a precisare che se stai cercando un video dedicato alle letture, oggi no, non ce n'è. Oggi non è un video dedicato alle letture. Um, ne farò a breve uno dedicato alle letture che ho fatto in questi mesi che comunque non sono state tante per diversi motivi tra cui appunto anche gli impegni universitari che mi hanno portato a studiare eh, più che a leggere quindi ho letto libri universitari di cui secondo me non me ne frega un cippa eh, però comunque mi sono anche dedicata alla lettura per carità ci tengo a precisare che io il 17 marzo avevo preso come impegno quello di partecipare all'iniziativa creata da Melania, vi metto il suo canale qua sopra e poi sotto nell'info box e anche i canali di tutte le persone che hanno partecipato al progetto Nobel per te. A cui io non ho, avevo detto che avrei partecipato e poi non sono riuscita a partecipare, ovviamente mi sono messa in contatto con tutti quelli che avevano aderito all'iniziativa, spiegando i motivi per cui non riuscivo a uh, partecipare. Però, appunto, non sono riuscita più a girare video e ehm, appunto quindi vi metto sotto tutti i canali dedicati che hanno appunto partecipato a questo progetto e si sono impegnati appunto a, a leggere dei libri che gli erano stati assegnati tramite sorteggio appunto di, eh, libri di autori che negli anni hanno vinto dei Nobel per, ovviamente per la letteratura detto ciò allora questo video è un video un po più frivolo diciamo un video dedicato a che cosa è il piercing questo perché eh, da quando o, diciamo, eh, io di solito accedo su YouTube tramite cellulare. Quindi i messaggi non mi arrivano. Non so per quale motivo. Nonostante io abbia eh, l'applicazione, i messaggi non mi, non mi vengono inoltrati, non mi vengono notificati, quindi so, mi vengono notificati soltanto quando accedo mediante pc. Quindi quando ho fatto l'accesso tramite PC ho visto che 4-5 utenti ragazze mi chiedevano dove potevano ritrovare i video sui piercing. Video che avevo fatto tre anni fa e che eh, ho poi nel momento di Raptus mio cancellato. Quindi quei video se li cercate non li trovate più perché proprio li ho cancellati, non li ho neanche privatizzati, li ho proprio cancellati. Um, tra l'altro, uh, in alcuni video mi avete scritto che si vede che mi vengono delle macchiette, non fateci caso, ok? Bypassiamo questa cosa. Detto ciò, uh, oltretutto, qua mi sono stenata con la piastra. Se vi può interessare, perché appunto utilizzare molto bene le cose comunque eh, detto ciò quindi quei video non li trovate più proprio perché sono stati cancellati cioè non è che non li trovate più perché siete incapaci voi o io ho privatizzato il video l'ho proprio cancellato in un momento di raptus ho detto vabbè il mio video sarà dedicato solo alle letture e quindi non trovavo il motivo per cui lasciare quei quei video nonostante comunque avessero delle visualizzazioni molto elevate ero arrivata a quasi no, a 10.000 visualizzazioni per video cioè ma io cioè nel senso a me sinceramente delle visual come delle views non è che interessi molto ma non perché io sono la madonna scesa in terra o sono una pia donna semplicemente uno perché ho un canale molto piccolo uh, due perché comunque uh, spero che le mie entrate non siano Date da YouTube, ma non perché io schifo YouTube. Semplicemente perché sto appunto affrontando un percorso di studi per cui spero che la mia carriera e il mio stipendio sia dovuto ad altro e non a youtube quindi sostanzialmente proprio le views si sì, mi interessano ma non in modo così diciamo eh, non come alcuni ragazzi e ragazze che appunto hanno fatto youtube un loro lavoro giustamente diciamo le visualizzazioni eh, i nuovi diciamo termini e condizioni di contratto youtube che sono cambiati li hanno penalizzati molto questa cosa li ha spinti a non fare più video comunque giustamente la Ripeto giustamente, anche perché io ho seguito tutta la polemica dedicata a Logan Paul. Adesso inizio a divagare, per cui voi non lo sapete. Chi è che non è, eh, magari non ha un canale, non lo sa. Ma eh, prima cosa succedeva? Che chi è che aveva un canale che aveva più o meno 1000 iscritti eh, prendeva qualcosina che era veramente misero, perché era dato soprattutto, non tanto in base agli iscritti, ma in base alle visualizzazioni. Cos'è successo? C'è stato lo scandalo Logan Paul e YouTube ha detto, il grande magico mondo di YouTube, <ride> io mi immagino YouTube, no? Il signor YouTube, facciamo così, ha deciso che, di mandare un'email a tutti dicendo, sapete che c'è i canali più piccolini? Non vediamo più nulla, eh, oltretutto c'è il problema delle notifiche, i video non vengono notificati. Quindi, la gente magari non viene a visualizzare il tuo video perché non gli è stato notificato. E a proposito, se volete, se voleste, eh, diciamo, ricevere notifiche, ai miei video, quindi sapere quando pubblico un video o meno, vicino alla scritta iscriviti o iscrizione a iscriviti c'è una campanellina. Se cliccate sopra, teoricamente dovrebbe eh, venirmi notificato ogni volta che io pubblico un video. Questo video vuole essere dedicato appunto ai piercing. Più in là poi farò un video dedicato alle letture del mese. Allora, eh, per quanto riguarda piercing, ci sono tantissimi video dedicati appunto ai piercing in generale, al mondo dei piercing, a chi è che si fa piercing da soli, che sono i video un po' più trash, diciamo, soprattutto se non sono persone che eh, magari hanno avuto l'autorizzazione dall'ASA hanno fatto dei corsi, eccetera, sono un pochino trash alcuni, però comunque ho notato che effettivamente alcuni video sono particolarmente utili, soprattutto eh, quando vuoi fare un piercing, un determinato piercing, ho notato che io stessa andavo a cercare dei video dedicati a quella tipologia di piercing proprio per sapere intanto come poteva stare, come non poteva stare, le complicanze, se era successo qualcosa, se non è. che poi queste cose appunto sono soggettive, cioè dipende poi dalla sia reattività che ha il eh, al derma, la pelle di cicatrizzarsi, sia eh, la vostra diciamo, sensibilità al dolore tutto e tutto via, e così via. Quindi diciamo che sì, sono video che sono utili e che più che altro attirano perché dici ah dai, vedo un attimo questo, vedo un attimo questi piercing, vedo un attimo quest'altro, eccetera. Allora, devo dire che io nella mia vita ho avuto tantissimi piercing, partiamo da questo presupposto. In realtà quelli che ho adesso sono pochi rispetto a quelli che avevo. Uh, adesso ne ho, devo contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, ho 15 piercing. <coughs> Voi contate che io prima avevo il piercing al septum? Cosa che ho tolto? Nel momento in cui è iniziato ad andare di moda, io anni e anni fa, tipo 5-6 anni fa, <coughs> no, 5 anni fa, mi ero fatto il piercing al, al septum, al setto nasale. è <coughs> uno dei piercing che, almeno personalmente, ho trovato che Faccio male boia, mi ha fatto veramente tanto tanto male, però appena è andato di moda è stato eliminato, nel senso me lo sono tolto perché è una cosa che non mi chiedo, Se ce l'abbiamo tutti quanti, non è che mi garbi proprio tanto. È una cosa mia. Poi mi passa, eh, perché ero così anche per il trono di spade. Tipo, tutti guardano il trono di spade. So, so proprio, sapete l'antipaticona di turno, quella del ah, ma se tutti guardano il trono di spade, io allora non lo guardo. Poi ho visto la prima puntata del trono di spade e mi sono vista tutta la serie. Stessa cosa per Stranger Things, cioè. Stessa cosa ho detto: non guarderò mai più un video, non guarderò Stranger Things. Ho visto la prima puntata e su, vista due stagioni di fila. Ormai credevano fosse entrata in coma. In realtà, io stavo guardando su Netflix Stranger Things, allora partendo da questo presupposto. Allora, cosa dirvi? Purtroppo io non ho più quei video dedicati appunto al, ai piercing che avevo fatto, tra cui appunto il Septum che è stato tolto, anche perché effettivamente secondo me può star bene soltanto a determinate persone che hanno una tipologia di naso. Il mio secondo me non è adatto per il, se il Septum, devi avere proprio un nasino bello carino alla francesina, per cui ti puoi fare. Il septum, a personalmente ritengo che sia così perché, sennò, se no, se hai il naso a patata come me a me non garbava come me stava. Altri piercing che avevo fatto di cui vi metterò le foto perché non ho più i video erano quelli eh, lo smile, diciamo, quelli al freno superiore e al freno inferiore, li avevo fatti entrambi. <ride> e eh, sono li ho tolti più che altro quello sotto perché se notate io ho questi denti qua che sono un po' più arretrati verso l'interno e eh, facendomelo a frenulo praticamente mi batteva contro i denti continuamente e, quindi non è che mi abbia fatto molto bene allo smalto dei denti eh, mentre qua sopra eh, in realtà eh, l'ho tolto perché eh, mi dava fastidio, avevo messo questo qua praticamente Ecco Come quello che mettete Vabbè adesso gli manca una pallina Comunque ho messo questo piercing qua Dai Mettilo a fuoco Vabbè avete capito comunque Questo qua Quello che si mette Allo qua, su qua Ecco ehm, L'avevo messo anche qua Cosa succedeva? Che ogni volta che mangiavo anche una mela o qualsiasi cosa mi batteva sul dente e sul frenulo e quindi mi dava particolarmente fastidio credo che per poter mh, farlo smile e tenerlo sia necessario in realtà mettersi un cerchietto magari è meglio, personalmente cioè, se volete farvi lo smile fatevi, mettetevi il cerchietto direttamente senza le palline perché le palline vi vanno praticamente a battere poi si tirano su Cioè, era veramente scomodo, era fichissimo mi piaceva un casino come piercing però era veramente molto 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 scomodo non mi è piaciuto cioè non, non era comodo assolutamente poi allora altri piercing che ho fatto sono stati all'ombelico che anche là è stato tolto semplicemente perché si è sfilato e quindi si è sfilata la pallina, non sono più riuscita a mettere, era in fase di cicatrizzazione, è, un, è uno dei piercing che eh, impiega più tempo a guarire, nel senso proprio la pelle ci mette tantissimo a cicatrizzare, probabilmente perché c'è più tessuto poso, credo, non lo so, questo me lo dovrebbe dire un medico, comunque ci mette fino ai 9 mesi, più o meno il periodo di gestazione per partorire un figlio, e praticamente appunto nel momento in cui si è sfilato io non l'ho più messo proprio perché non, non, non riuscivo a trovare il, di nuovo il foro, faceva male. Peccato perché è un piercing che mi piace tantissimo. Però devo dire che è, insieme al septum sono stati due piercing che mi hanno fatto più male in assoluto. E uh, devo dire che invece ad altre ragazze il piercing all'ombelico non ha fatto assolutamente male. A me ha fatto veramente, veramente tanto male. Uh, comunque, i piercing come vengono fatti? Allora, sostanzialmente viene presa una tenaglia, che detto così sembra molto alla medievale, ma è così. Perché uh, il uh, piercingaro, chiamiamolo così, o la piercingara, non può. Uh, somministrarvi un anestetico non essendo un medico, quindi l'unico modo che ha per anestetizzare tra virgolette la pelle è stringere forte la parte che poi verrà forata in modo tale da anestetizzarla col dolore, <ride> appunto. Sembra una pratica medievale, in realtà diciamo che serve per quello quindi praticamente pristengono l'ombelico, ve pinzano la pancia con queste tenaglie che hanno dei dentini e appunto ve infilzano tipo spiedo. <ride> Detto così, e uh, il lago viene utilizzato tipo canula, e quindi poi in questo modo si inserisce direttamente il, il piercing, quindi si evita di fare il foro all'americana foro all'americana cosa vuol dire? me l'ha spiegato più o meno la piercingara ma se c'è gente che appunto fa piercing può spiegarlo qua sotto e all'americana vuol, vuol dire forare e poi non lasciare direttamente l'ago ancora all'interno e poi utilizzarlo poi quello stesso ago per diciamo Infilare il piercing, loro praticamente all'americana si buca, si sfila l'ago e poi si rimette il piercing. Bisogna essere molto veloci e soprattutto molto pratici perché cosa succede nel momento in cui forate e Togliete l'ago, il tessuto tende a cicatrizzarsi subito, è una reazione del corpo umano, ovviamente, no? Vieni forato, la prima reazione che si ha è quella del, oh mio Dio, è successo qualcosa, cerchiamo di riparare il corpo. Se qualcuno mi ha visto esplorando il corpo umano, immagini le piastrine che iniziano a fare, oh mio Dio, dobbiamo fare muro, una cosa del genere. Su quelli che utilizzano la metodologia europea, quindi tengo l'ago e poi successivamente, diciamo... Mm, infilo il piercing allora veniamo ai piercing che io ho oggi che sono più che altro piercing um, come vedete alle orecchie, al naso e lingua questi sono i piercing che io ho allora Cosa dire allora? Um, devo premettere una cosa: i piercing che ho fatto uh, all'interno della bocca sono piercing che non mi hanno fatto male per nulla nello smile, nell'antismile e nulla ne la lingua non mi hanno fatto male. Non chiedetemi perché, non lo so perché. Comunque, non mi hanno fatto assolutamente male, è proprio così. Uh, non ho avuto problemi di cicatrizzazione e quindi è stato una passeggiata, diciamo, rispetto ad alcuni piercing che non avrei mai detto e che invece mi hanno fatto male da morire. Tra cui, ripeto, il Septum. Uh, detto ciò, per quanto riguarda i piercing che io ho ad oggi, ho come vedete anche il piercing al naso. Adesso ho messo il cerchietto, non so se si vede il cerchietto con la pallina. Um, allora, anche qua il piercing al naso, io ho avuto questo video verrà lunghissimo. Non so se si, si dividerlo in due parti, comunque, piercing al naso, allora, prima volta ho fatto in farmacia con la pistola, cosa che assolutamente non vi consiglio, perché, a parte che con la pistola, quella appunto che prendete, ve la vendono anche in farmacia, ce cioè lo potete fare da sola e trovo che sia. Cioè, io è una cosa che non riesco a fare, vedo anche molti ragazzi e ragazze. Tanta stima per voi che pigliate le pistole su amazon e poi vi sparate la, io non ce la farei, cioè per come sono fatta io non, non ce la farei, quindi tanta stima, um, il problema della pistola prettamente dedicata al piercing al naso, è il fatto che nel momento in cui vi spara il piercing, a parte spararvi un lampadario, cioè praticamente io avevo un piercing che era grosso come il mio naso. Come la mia frocia, ok? Um, come la mia narice, diciamo. <ride> ecco, um, oltre a quello, il problema era che il piercing non era piegato, non era il piercing sparato, ovviamente, non poteva essere piegato, no? Come i cacchio me lo sparavano se no, quindi era un, un anello. Immaginatevi, boh, ecco, tipo, ovviamente non grosso così, ma ci stiamo quasi. Eh. Comunque, così. Ok, con questa parte finale così, non si vede comunque. Mi sembra di essere una youtuber quella dei, del make up. Comunque, con questa parte così, di solito anche appuntita. Cosa succedeva? Che nel momento in cui me l'hanno sparato dritto, a parte che ovviamente continuava a togliersi a lavarsi, non essendo girato. Dall'altra parte, ovviamente io l'ho fatto d'inverno, cosa succedeva? Ma succede sempre ogni volta che mi soffiavo il naso era come se mi facessi il septum da sola cioè io facevo così, quella parte appuntita praticamente mi sfregiava il setto ogni volta a un tot l'ho dovuto togliere perché mi ha fatto infezione quindi la seconda volta, cioè 4 anni fa, quando sono andata a rifarmelo l'ho fatto con eh, la, l'ago sono andato a un piercer da, da una piercer eh, Claudia, che praticamente appunto me l'ha fatto con, con l'ago. Eh, devo dire che anche qua è uno dei piercing che mi ha fatto più male, effettivamente probabilmente a me al naso <coughs> è un naso sensibile, Cicinin. E eh, come riflesso incondizionato, l'unico ricordo che ho è stata la lacrimuccia, ma quella l'ho avuta anche nel momento in cui mi hanno eh, perforato il setto, perché appunto il riflesso incondizionato non so. Provate a strapparvi un peletto del naso, come riflesso incondizionato vi lacrimano gli occhi. Quindi non ho lacrimato perché soffrivo, mi ha fatto più male dopo. Devo dire che ci ha messo parecchio tempo a guarire. Ci ha messo tanto a guarire. Tipo, a me ci ha messo un annetto. Ma non perché la piercera non fosse brava, proprio a me al naso ci ha messo veramente tanto. Anche perché era più o meno lo stesso punto dove già io avevo fatto il piercing precedente. Quindi, essendo che il tessuto si era già cicatrizzato, riandare a ribucare là, diciamo, ha fatto un po' più male. Era un po' più, diciamo, mh, duro il tessuto. Però, detto ciò. Uh, quindi ci ha messo più o, me, più o meno un annetto e uh, questo piercing mi è costato 50 euro, mi pare. <ride> Ovviamente uh, lo so che costa di meno fare i piercing uh, con la pistola, però ci sono alcuni piercing che non si possono fare. Almeno personalmente ritengo che non si possano fare con la pistola, e uh, la pistola è anche meno igienica rispetto a. Lago di base: Lago il Piercer dovrebbe farvi vedere data di scadenza e appunto confezione integra con in cui contenuto. L'oggetto che poi vi perforerà e detto ciò, poi si mette i guanti, deve essere tutto normalmente sterilizzato, eccetera. La pistola, nel momento in cui vi spara il, il gioiellino, eccetera, ha anche il tessuto, eh, ha anche la pelle degli altri, cioè rimangono dei residui. Per quanto tu stia lì a pulire la pistola, non sarà mai pulita come un ago sterilizzato e confezionato. Uh, e infatti, diciamo che sì, ci ha messo un annetto a guarire, ma proprio perché è il mio naso che è così, ci metto un po'. Poi altri piercing che ho fatto: allora, vabbè, il primo è stato proprio da definire piercing, perché i, i due che ho fatto qua per me non sono piercing, ma sono semplicemente orecchini. È stato quello al naso, successivamente sono passata all'ombelico. Appunto, come ho detto, e poi sono passata a Septum Smile, Anti smile, che poi sono stati tolti. E poi, appunto, adesso ho degli altri piercing che vi faccio vedere. Allora, vediamo se si riescono a vedere. Allora, un piercing che ho fatto con eh, la pistola, questa volta, è questo piercing qua. Questo qua, eh, questo qua, l'ho fatta eh, due anni fa. E devo dire che effettivamente l'elix, questo è il nome del piercing, ci ha messo tantissimo a guarire, proprio perché da una parte l'avevamo, perché l'ho fatto insieme all'altra persona, l'avevamo fatto con ehm, la pistola, quindi stessa cosa, dal punto di vista igienico non è che fosse proprio il massimo, e ehm, per di più... Ci mette proprio tanto come punto a guarire, e anche questo ci avrà messo un annetto. E vi dirò, dopo due anni, quasi tre, che ho questo piercing: eh, sia io che Gilberto, che l'altra persona eh, fatichiamo, nel senso che a volte ci viene ancora la crosticina. Eh, una cosa che mi ha detto il. Piercer in generale, e, o e Claudia la Piercer o The solo Piercer, però prima era la piercer, è quello di in realtà non stare lì con le mani a rigirarvi il piercing, come vi dicono molti, perché o avete le mani completamente pulite igienizzate, oppure non bisogna star lì a girarlo e rigirarlo, perché la crosticina è giusto che si formi. È giusto che il foro si cicatrizzi, cioè che appunto il tessuto della pelle inizi praticamente a ricongiungersi con quello che può essere il foretto poi ci sta a spostarli un pochino eccetera se vi danno fastidio però di avere le mani sempre pulite e di non starli sempre a rigirarlo perché se no non guarirà mai è come se voi aveste una ferita aperta e continuate a togliere la crosticina questa praticamente non si rimarginerà mai, no? quindi il principio è lo stesso quindi ho fatto l'elix, questo qua che ci ha messo veramente un bel po' a guarire poi vabbè ho fatto il trago. Questi qua fatti qua, ce li ho da entrambe le parti, sia qua che qua. Toglietevi i peli e i capelli, vedete qua e qua. Ok. E una cosa che non avevo mai pensato e eh, che vi consiglio, badate bene quando vi fate questi piercing alle cacchio di cuffiette quelle appunto non quelle grosse così quelle da inserire all'interno del lobo perché se avete questi piercing danno veramente fastidio nel senso già io fatico nel senso che ogni volta mi cadono con questi è veramente faticoso però detto ciò mi piacciono molto e trovo che siano molto molto carini poi ho fatto questi altri due piercing qua che non mi ricordo come si chiamano ma vi metterò il nome qua sotto al massimo comunque sono questi altri due piercing anche questi li ho fatti parecchio tempo fa e comunque devo dire che ce n'è uno in particolare questo qua non tanto questo ma lui il secondo che è da un anno che l'ho fatto e fa ancora fatica a, eh, nel senso se lo tocco troppo oppure non, la giornata non gli va lui parte e inizia a gonfiarsi a far male eccetera però detto ciò ho fatto questi due qua e eh, Costa almeno da me che è in via Cavour, si chiama Gold Tattoo. Sono a Torino, si chiama Gold Tattoo. Se volete, eh, allora, quelli normali, nel senso il trago o trago, tragus, diciamo, eh, mi è costato sui 40 euro. Costano, però voi contate che comunque costano, ma non a determinata qualità, nel senso non rischiate di avere un'infezione, dovuto al fatto che magari il materiale con cui viene forato eh, una parte del vostro corpo comunque non è abbastanza igienizzato e vi beccate un'infezione. Quindi valutate se vale la pena avere un'infezione e pagare 8 euro oppure non avere l'infezione e <ride> pagare un po' di più. <ride> Mi è venuta la risata da cretina, comunque. Um, e nulla questi altri due invece che sono dei punti diciamo un po' più tranquilli li ho fatti con la pistola quindi eh, ben conscia del fatto che appunto è meno sicuro ed è meno igienico. Però, comunque io sono andata a due vecchietti che sono sempre tenere, sempre dolce tutto quanto, pagato 10 euro a entrambi qua si fa male, però vi giuro raga che il piercing che ha, che ha fatto più male ci ha messo più tempo a guarire è stato l'elix questo qua questo qua ha fatto veramente più male e poi dall'altra parte ho fatto il vertical trago che è questa roba qua ok, può far senso vi giuro che non mi ha fatto assolutamente male voi direte non è vero e ve lo giuro non, va fa, non fa assolutamente male contando il fatto che mi ha fatto veramente molto molto più male qua, perché c'è cartilagine, c'è la cartilagine con un po' più durella, qua non mi ha fatto assolutamente male, per farlo però cosa fanno? Vi devono alzare la pelle, <ride> e forare tra la pelle e il muscolo, il piercer deve essere bravo, perché sennò ve se no vi si paralizza la faccia sostanzialmente, quindi mettetevi nelle mani di professionisti, ok? Cioè non rischiate di avere la faccia paralizzata, per Farvelo voi, farvelo fare dall'amica, andate da una persona appunto che ha studiato per fare quella cosa, perché sennò veramente non ne vale la pena avere nervi o che vi si sfascia la faccia per fare una cosa che in teoria dovrebbe essere di adornamento del vostro viso, se vogliamo dirla così. quindi questo qua l'ho fatto allora questo qua mi è costato teoricamente costava 50 euro Tuttavia, il ragazzo sapendo che ormai io vado lì da anni mi ha fatto 40 euro comunque costa tra i 50 e i 40 euro questi sono più o meno i prezzi uh, invece questi due li ho pagati 25 euro, 25, e 25, se ne facevo soltanto uno era 25, ho pagato 50 euro alla fine lo stesso, cioè pago lo stesso 50 euro alla fine comunque, ma perché non ho voluto far due io? Questo qua è costato 50 euro e mi piaceva un casino, ho detto cavolo lo voglio provare a fare, lo voglio provare a fare e niente, devo dire che effettivamente il ragazzo è stato molto molto bravo perché io non ho, a parte non ho provato dolore ed è stato il primo piercing che non mi ha fatto male e che sono riuscita a cambiarmi da sola anche perché all'inizio quando avete visto i video era un po più eh, allargato no? avevo il piercing che era un po più allargato ma ha messo più grosso e io invece sono riuscita diciamo a cambiarmelo da sola e si cambia che è una meraviglia è uno dei pochi piercing che si cambia che è una meraviglia quelli che mi fanno sclerare e mi fanno veramente scendere tutto il calendario e sono questi due questi due sono di un difficile da inserire che voi non avete idea. A parte che, appunto, io l'orecchio strano, quindi per infilarlo, cioè guardate qua dov'è quindi per infilarlo ogni volta io faccio un bordello, per di più mi sono dovuta tagliare tutte le unghie perché ogni volta ci sono ste palline, perché io le voglio piccole ste palline tutte piccoline, eccetera, che mi fanno veramente girare non so che cosa. Immaginatevi come una giostra. Perché adesso un'altra restrizione di YouTube è di non poter dire le parolacce puoi far vedere il cadavere in carità e metterlo come miniatura ma l'algoritmo di youtube non se ne accorge però dire palle non, non si può dire, devi dire bors, devi dire altro perché se no c'è la restrizione su youtube e neanche te lo fa vedere, non te lo fa mostrare al resto del mondo quindi questo qua mi è costato appunto vi stavo dicendo 40 euro se no il prezzo è più o meno 50 Uh, un altro piercing che ho fatto con il, non con la pistola, con l'ago è stato questo piercing qua. Come vedete di qua invece, mentre di qua io ho tutti i piercing stranissimi, eccetera, cioè che hanno più che altro, sono semicerchi, sono diciamo gli, uh, circular barbell, penso si chiamino, uh, di qua invece ho soltanto gli anelli, perché da una parte voglio fare solo anelli e dall'altra invece... Qua. diciamo che voglio un pochino riempirmi le orecchie di, di anellam di, di piercing comunque per quanto riguarda il dolore devo dirvi che quello che mi ha fatto più male è stato quello al naso per il resto è questo forse poi io avevo anche mi sono dimenticata di dirvi avevo anche il rock che era quello qua però Uh, questa parte io non, praticamente a parte che cioè è veramente durissima mi ha fatto malissimo ho provato a farlo due volte niente ci ho rinunciato adesso voglio provarmi a farmi il conch che è, conch non so se si pronuncia così che è praticamente è quello che vi prende da qua cioè da qua dentro e ve lo fa qua oppure l'antitrago che praticamente farlo semplicemente qua adesso vedo poi più là i tempi coi costi eccetera anche perché il problema dei piercing più che altro è che costicchiano Detto ciò, nulla. Ehm, il prossimo video sarà invece dedicato agli acquisti, perché mi sono dilungata veramente tantissimo.